Buongiorno da Alessandria Posta e Piercarlo Lava. Siamo in collegamento con Paolo Baratto poco prima dell'incontro allo stadio Gorgonzola, dove ci sarà l'incontro fra il Gian Erminio e l'Alessandria. Baratto, con quale formazione scenderanno in campo le squadre? Ciao Piercarlo, un saluto a te, una buona domenica ai lettori del nostro blog. Da Gorgonzola per Gian Erminio Alessandria, giornata molto importante anche in virtù dei risultati che sono arrivati dagli altri campi, giornata che ha visto la sconfitta della seconda della classe Bassano. Pochi minuti fa è terminato il match, superato in casa 3-1 dalla propria Cienza, quindi Bassano che si staglia a 55 punti in classifica, secondo posto attualmente occupato dal Pordenone. Ma torniamo a Gorgonzola per darvi le formazioni delle squadre che scenderanno in campo quest'oggi. Alessandra, che come sapete deve rinunciare a 5 elementi, questo l'11 scelto dal mister Angelo Gregucci, con Vannucchi in porta, poi Seljak, Sperotto e Vito Francesco, Morero, Sosa, Marras, Nico, Boccalonna, Branca e Iocolano. Per quanto riguarda la Gorgonzola, per quanto riguarda la formazione di casa, il Gian Erminio schiera Paleari, Perico e Augello, Marotta, Poleghi e Montesano, Pinto, Biraghi, Cogliatti, Perna e Rossini. Da segnalare che Angelo Gregucci si porta due elementi della Beretti in panchina, ovvero Benec e Principe. Si rivede tra i convocati dopo un lungo periodo d'assenza Antimo Junco, padroni di casa che nelle ultime 5 gare sono riduci da 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Alessandra, che nelle ultime 5 giornate ha raccolto 4 vittorie e una sconfitta. Bene, terreno in buone condizioni, giornata di sole a Gorgonzola. Ti segnalo che sarà il signor Andrea Morreale della sezione di Roma 1 a dirigere il match. Per ora è tutto, a voi la linea studio. Bene Paolo, buon lavoro.